E il valore di questa Copa America, Argentina, Brasile, cioè di quelle che secondo te possiamo mettere tra queste due nazionali? Per la sfida tra Canada e Cile. E allora affrontiamo i temi dell'altra gara di questa notte, perché ve l'abbiamo detto, ci sarà una lunga diretta gol con Argentina-Perù, di cui abbiamo appena parlato, e poi Canada-Cile, una edita per questa Copa America, perché il Canada e la sua mi ha sempre fatto una grande simpatia. E poi tra l'altro molto successo a Castelvolturno, dove c'è il ritiro del Napoli, dove il Napoli prepara tutti gli allenamenti con le ragazzine, quindi questo è un altro discorso però. Andiamo partendo ad Orlando, quante ore di volo sono, che cosa stai facendo, ma soprattutto raccontaci quali sono le formazioni, le insidie di questo Canada. Il Canada è una squadra che gioca in verticale, ma è una squadra che attacca. Però il primo tempo abbiamo visto un Canada che... Abbiamo voluto mettere in luce, e oltre a mettere in luce per quelli che sono stati i suoi numeri in questa stagione, ci sono quelli con la nazionale che non sono assolutamente da dimenticare. Anche un confronto che conosciamo benissimo. Il campo ha fatto un passo oltre, citavi oggi anche la storia del Cile, e chissà che non possa essere la volta anche di un centrocampista come Marcelino Núñez. Ce la racconta? Francesco Letizia. È arrivato?